Ok, eccoci in una foresta. Sai che a memoria, guardandola questa zona, qualcosa mi ricorda, però davvero è passato talmente tanto tempo che non ho idea di dove io mi sia fermato o altro. Maledizione, anche gli insetti adesso mi fanno male. Ma cosa sono poi, pulci? Sembravano delle coccinelle, ma dubito che delle coccinelle vanno ad attaccare uno scoiattolo. Sembravano più che altro. Forse magari delle zecche pulci e papataci. Sai, quelle pubblicità per i collari per gli animali. Ok, vediamo. Allora, in teoria dovrei andare dove c'è il cartello. Però ovviamente qua c'è ancora della roba. Stai buono tu. Ti faccio una full combo. Ecco fatto. Mi sembra che sotto di lui c'era una noce, una ghianda, però vabbè, non importa. Qui abbiamo un fiore completo, meglio non prenderlo adesso. Qua non c'è più nient'altro, ok. E più che altro non vorrei, come al solito, andare da una parte e andare dalla parte giusta e poi dover tornare indietro apposta. Ad esempio, stai buono tu. Ti ho visto già che correvi tutto cattivo verso di me, maledetto. Ok, no, forse. Esatto, qui c'era solamente questa ghianda grossa. Però mi ha resettato le ghiande. È ritornato a 83, il che vuol dire che il mondo di prima l'abbiamo già completato. Vabbè, leggiamo il cartello. Supera gli ostacoli usando i rampicanti. Salta su rampicante e ti aggrapperai automaticamente. Premi di nuovo X per lasciare la pianta rampicante. Ok, il più è ovviamente andare nel punto giusto dove c'è. Ma io pensavo c'era un baratro, invece c'è anche della roba. Tanto vale allora. Fermo lì tu. Ecco fatto, grazie. Dicevo, tanto vale che finché c'è un baratro della morte infinita è un conto. Anche perché magari questi sono i punti in cui tu cadi e tutto il resto. Però magari la ghianda, quella cattiva, te la nascondono poi. Ecco qua, questa non era quella dorata o comunque una di quelle importanti, nascoste, però eccomi qua. Dicevo, secondo voi li posso far cadere di sotto? Forse no, sai? No, no, no. No, cavolo, uff, meno male. Come ci arrivo da quella parte? Con un semplice salto? Probabile, controlliamo. Sì, con un salto. Beccati questo. La combo sasso per stordire, poi codata, funziona sempre. Dammi i miei fiorellini, ecco qua. Che poi è un po' ingiusto, dovrebbero permetterti di averne anche di più. Però vabbè, già 50 sono tanti in realtà. Ok, proseguiamo, lasciamo indietro tutto quello che non serve. Mi ricordo questo albero, mi ricordo qualcosa, ma ti giuro, è un ricordo talmente vago che non mi ricordo neanche il contesto in cui mi ero fermato, cioè non mi ricordo in che punto preciso. Mi ricordo che stavo facendo avanti e indietro per una zona. Perché o era una missione, trova un oggetto o qualcosa di simile. Ecco qua, grazie. Devo continuare anche a controllare la faccia di Scrat, sia mai che magari si nasconde qualcosina qua attorno. Oddio, scusami. Ah no, pensavo fossi un NPC, scusa. Aia, fai le stesse mosse mie. Mi rubi le mosse, eh? Bastardo. Grazie delle ghiande. Oh, ma faceva le mie stesse mosse, mi stava copiando. Ah, dicevo, mi sembrava ci fosse un oggetto in acqua perché vedevo tutto quanto brilluccicante. Dobbiamo anche ricordarcelo che ogni tanto ci sono le cose in alto. Perché magari loro ci hanno detto di guardare nelle grotte, però effettivamente le cose crescono anche sugli alberi. Entriamo. Mi servono tre semi, ok, perfetto. Ecco, forse il motivo per cui continuavo a fare avanti e indietro era per trovare un seme che mi mancava, magari. Non mi ricordo davvero, è passato così tanto tempo. Non c'è nulla? Strano. Allora, uno è qui, perfetto. È stato relativamente facile il primo. Grazie. Stai buono. Ah, ma mi sa che lui mi riflette i sassi, sai? Mi sa che lui, se gli lanciamo il sasso, ce lo rimanda indietro con una codata. Allora, facciamo attenzione a questi. Perché
Là ho già scavato, sì, mi sa che era dove c'era la ghianda quella grossa, la castagna. Allora, non mi sembra che da queste parti ci sia qualcosa, a parte le piante. Ecco qua, Scrat, girati. Ok, non si girava più la telecamera. Vedi, se lui fa la giravolta, aia, ci rilancia indietro i sassi. Dobbiamo colpirlo prima che lui faccia la sua di giravolta. Ok, Scrat, scendi, scendi, scendi. Ecco qua, si era incastrato sotto la pianta. Non vedo, non vedo. Cosa succede alla telecamera oggi? Oddio. Allora, calmi un attimo. C'è qualcosa da qualche parte? Oh, ma in acqua oggi proprio niente, eh? Proprio l'acqua se la son dimenticata. Io intanto proseguo, ammazzo sti castoroni. Dicevo, cosa cavolo è una scimmia? Sembrava un Power Ranger. Sembrava il Power Ranger blu questa. Che poi perché una scimmia è blu e tutto il resto è giusto di colori? Maledizione. Allora, il punto è che non voglio andare avanti se non abbiamo trovato tutto. Allora, di sicuro dobbiamo salire sugli alberi. Questo ormai. E infatti mi sa che una è là sopra. Ovviamente prima finiamo tutta la zona. Ok, sembra che devo proseguire per ora. Sembra che devo proseguire e basta. Tu invece là sopra? Oh, almeno è caduta, dai. Se saliamo sull'albero perlomeno non ci può fare nulla. Qua è un trampolino? Sì, perfetto, già l'avevo immaginato. Ora mi dirà esatto che questo è un trampolino per rimbalzare, premi X per saltare più in alto. Ok, la seconda è qui, perfetto, e la terza è dall'altra parte, ottimo. Io ora però, per la prima volta fino ad ora, ho proprio bisogno di un bel po' di cure. Grazie. Che fra le scimmie e sti castori, oh, comunque i danni li prendi. Grazie dei sassi. Ancora uno. Perfetto, proseguiamo. Dunque, non sembra esserci nulla da queste parti. Ok, perfetto, meno male che si è arrampicato. Bravissimo, Scrat. In realtà non ero sicuro che potessimo farla questa cosa. Sembrava un po' in alto, però magari ho preso proprio il punto basso dove lui si è aggrappato. Allora, dite che per proseguire di qua mi fanno già entrare o è solo la zona per arrivare sugli alberi? Sì, visto che è una zona chiusa, di sicuro si arriva sugli alberi, quindi aspetta. Ecco, fatto. Ah, ma ha fatto lui in automatico. Ah, ecco come si va. Allora, calmo. Perfetto. No? Ah, forse devo farmi. Ok, più piani di salto, perfetto. C'è qualcos'altro? No, perfetto. Ma sì, tipo mi butto nella rete, a parte che non la vedo. Peccato, volevo vedere se mi dava più slancio. Va benissimo. Andiamo a prendere anche la terza e ultima noce. Perfetto, che ci permetterà di proseguire, eccola. Che ora qualcuno me la ruba, quanto ci fai? Eccola, ti pareva. No, è mia! E ti pareva. Ma se adesso lo riempio di sassi? La sfida della foresta delle scimmie. Mostra le scimmie chi comanda prima che scada. Oh no, il tempo. Forse ti ridaranno la tua noce. Oh no. E come sparo? Che non sparava. A parte che ste scimmie, scusami, la loro sfida è farsi tirare sassi in faccia. Poverine. Ok. Forse è meglio non consumare i sassi e lanciarli prima del tempo. La cosa buona è che non devo neanche centrarli pienamente per colpirli. Anche solo tipo un angolino vale come punto. Ok. Allora, non mi sembra che io mi sia bloccato qui, forse.
Perché sembra anche abbastanza facile come cosa, anche per un bambino. Tieni. Grazie. Guarda come sculetta Scrat, come è tutto contento lui. Ecco fatto. Ma mi posso buttare di sotto? Ma va, chi l'avrebbe mai detto che dovevo entrare lì? Ma io come faccio ad entrare dentro gli alberi, scusami? Ah. E io ho dato per scontato che mi faceva tornare di sotto. Non che crepavo. Vabbè, ci siamo rifillati la vita. Ah, vuoi vedere che... Per salire sugli alberi dovevo avere queste noci per proseguire. Cioè la spaccatura dell'albero mi farà proseguire di sopra. Eccoci qua. Entriamo prima che l'orso mi dia un morso al culo. Eccoci qui. Oh no, ho dato una testata. Ok, calmi un attimo. Ma io non ho capito una cosa in realtà. Ma il mio obiettivo è sempre arrivare a 1000 per avere il prossimo bonus, che alla fine ho scoperto che cos'è il bonus di ogni livello. Questa luce incredibile. Il bonus di ogni livello sono... Aia, che in volo me l'ha fatto. Sono le, come si dice, gli artwork di tutti quanti, o i livelli, o comunque delle parti del film che ho guardato. Carino, tra l'altro, anche come sono fatte. Però vabbè, sono ricompense in più per il completismo alla fine. No, non ci arriva. Lei neanche ci arriva da me. Perfetto, allora anticipiamo i tempi, brava. Certo, e secondo te non ti ho tirato giù dall'albero apposta. Brava, ok. Più che altro non c'è niente da annusare in giro. Che strano. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ci arrivo, sì che ci arrivo. 3, 2, 1, vai. Bravo, Scrat. Ed eccoci arrivati, grazie. Perfetto, facile facile.